Ciao a tutti, sono Vox e benvenuti, bentornati in questo 15° episodio della carriera allenatore su FIFA 17 con la nostra Juve. Sempre stagione 2 e ultimo episodio pre-registrato. Però prima di iniziare del tutto vi voglio dire che probabilmente lunedì non usciranno video perché non ho tempo di pre-registrare anche quello. E diciamo che torno domenica e non so che ora, ma più o meno verso l'ora di cena, e non penso di stare tutta sera dopo un viaggio abbastanza lunghino comunque da fare in macchina a registrare. Probabilmente mi butterò nel letto e non mi vedrà più nessuno per giorni. Comunque direi di iniziare. Rugani era sulla via di uscita e quindi direi di chiedere informazioni per Lemos, Stones e Laporte. Oggi giocheremo contro la Samp e contro il Napoli, abbiamo la nostra vendetta, possiamo far qualcosa. Quindi panchinari contro la Samp e titolari con Napoli che si devono vendicare di quella sconfitta proprio amara. Io faccio giocare Barzagli perché ho paura che Rugani si possa rompere, quindi sarebbe un duro colpo per noi visto che quei soldi, visto che sulla via di partenza, ci servono. E partiamo con questa formazione e l'esordio di Giovinco. Benvenuti a tutti ragazzi e ragazze a Marassi per questa 21esima giornata del campionato di Serie A Team, dove si affronteranno Samp e Juve. E la Juve è riuscita finalmente a conquistarsi la prima posizione. Deve stare attenta perché il prossimo sarà uno scontro diretto col Napoli, e giocarlo in vantaggio di punti sarebbe un passo avanti incredibile. Deulofeu si appoggia a Pjanic, poi Mbappé. Attenzione a Mbappé, la imbuca bene a Nainggolan, sbaglia il controllo, attenzione a Nainggolan, vince un rimpallo, manda subito Giovinco, Giovinco, Viviano respinge. Poi Mbappé, la gioca di nuovo all'indietro, sbaglia. Ora Deulofeu va a mandare Giovinco, il pallone è lungo ma non è un problema per il grande tornado. Giovinco riesce a saltare l'uomo, poi si appoggia a Pjanic, Pjanic la gioca in mezzo a Mbappé che calcia, Viviano la respinge, la palla è lì, Regini salva sulla linea. Sempre queste cose contro la Samp devono succedere. Ora Nainggolan, va da Pjanic. Pjanic vede largo Grimaldo che si appoggia subito a Deulofeu. Deulofeu serve Giovinco che va al volo col destro. Regini lo mura e evita anche l'angolo. Giovinco va a servire Nainggolan che vede poi Deulofeu. Deulofeu serve l'inserimento di Pjanic, non ci arriva per un pelo. Ora De Sciglio, Di Maria prende all'interno la difesa. Ancora Di Maria, la rigioca De Sciglio. Si ferma l'ex Milan, De Sciglio, il cross interessante, il difensore allontana, la palla arriva sul piede di Pjanic che calcia deviazione, Viviano blocca. Ora attenzione all'imbucata per Schick, 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 è uscito bene Donnarumma. Finisce col primo tempo 1-0-0 abbastanza tranquillo, abbiamo avuto tutte le occasioni noi, stiamo dominando, però dobbiamo stare attentissimi. Napoli gioca stasera con l'Udinese, attentissimi per un motivo. Perché, non so perché, ogni tanto comincia a laggare a caso, cioè più che laggare tira degli scatti. E mi fa perdere l'azione decisiva, il passaggio decisivo, il tiro. Ora Praet, Praet, passato, ancora lui, calcio col mancino, palo! Attenzione a Schick, chiuso, non è vero. Schick, porca troia. Attenzione all'errore di De Sciglio e Praet segna. Io... stiamo a vedere un attimo gli ultimi gol che ho subito. Allora, gol inutili su disattenzioni ci stanno perché quelli avevano già vinto. Gol come questo, errore a spazzare quando è la cosa più semplice del mondo. Culo degli avversari, l'ultimo gol di Milik. Lag. Porta palla, non arriva Deulofeu, allora Giovinco decide di andare da solo. Ancora Giovinco, la mette in mezzo, interessante, non ci arriva Mbappé dall'altra parte. Di Maria riesce a tenerla in campo. Deulofeu vede Pjanic, Pjanic va a giro col destro, segna il gol dell'1-1, Miralem Pjanic è entrato in forma e ora non lo ferma più nessuno. Riusciamo a pareggiare una partita che vedevo davvero grigia, non per come stavamo giocando ma per come si era girata. L'importante però adesso è che 1-1 palla al centro, tutti devono ricominciare da zero. Ora attenzione al pallone in profondità per Muriel, Muriel può prendersi il centro del campo. Ancora Muriel, Muriel, Muriel. Com'è che abbiamo preso gol? Com'è che dicevo prima? Laggata? Ah, mi sa che questo è uno di quei casi. Io non capisco perché fa così. Va bene per un bel po', ad un certo punto non va più. È andato a 0 fps in questo momento. Schick può scattare più veloce di Barzagli. Ancora Schick si ferma, mette il cross, chiusura.
Nainggolan, Muriel vince un rimpallo e Donnarumma ci salva. Pallone di Ruben Neves dentro, Donnarumma lo blocca. Poi prova a lanciare Dybala. Il pallone è lunghissimo, Dybala ci può arrivare più fresco e più veloce dell'avversario. Ancora Dybala, ci è arrivato alla perfezione. Dybala prova ad andarsene sulla linea di fondo, se l'è portata fuori. Che occasione abbiamo avuto, perché non l'hai tenuta? Finisce qua, perdiamo 2-1 con la Samp immeritatamente. Hanno fatto 4 tiri su tutto quello che abbiamo meritato noi invece di fare. Abbiamo giocato decisamente meglio, avuto occasioni più nitide, però abbiamo perso perché FIFA e il computer mio decidono così. Va bene. Ci è andata bene che il Napoli ne ha pareggiato un'altra. Però adesso c'è lo scontro diretto. Ricevere qualche proposta, giocatore venduto Dybala. Cosa? La società ha regalato Dybala al City, ok. 20 milioni, ok. Questi qua erano i prezzi dell'altra volta. Dobbiamo aspettare di vendere Rugani. Ok, l'abbiamo venduto. Ci abbiamo guadagnato quasi di più da Rugani che da Dybala. Però vabbè, adesso siamo pieni di soldi, dobbiamo investirli bene. Io faccio un'offerta alle MOS da 13 milioni e mezzo. Voglio dare un'occhiata se ho anche delle contropartite, ma non penso. Ormai i giocatori che ci sono sono quelli, esatto. Contropartite non ne ho. Per Stones che dovremmo spendere tanti soldi, posso provare a dare De Sciglio. Però alla fine non ne vale neanche la pena. Io provo a offrire, forse riusciamo anche a cavarcela in qualche modo, tranne con Laporte. Laporte, nonostante prenda poco di stipendio, costa tanto. E adesso dobbiamo fare l'offerta anche per Griezmann. La mia intenzione era di offrire 92 milioni e dovrebbe rimanerci ancora qualcosa. La formazione è la solita, gioca solo Sanabria in attacco e Donnarumma non lo convoco, preferisco Cuadrado al posto di Di Maria. Di Maria quasi quasi non lo faccio più giocare perché non fa più niente, non è più buono a far niente. Quindi giochiamo contro il Napoli, scontro diretto, chi vince è primo. Benvenuti a tutti ragazzi e ragazze allo Juventus Stadium, dove si affronteranno Juve e Napoli per questa 22esima giornata del campionato di Serie A Team. Chi vince è primo, chi vince regna, è un po' una roba del genere. La Juve è in un momento di crisi totale. Due sconfitte nelle ultime due partite per me personalmente adesso è crisi, visto che stavamo andando benissimo. Spero che il lag non interferisca anche in questa partita, perché ha già interferito in Coppa Italia e ha distrutto i nostri sogni di triplete. Sanchez prova ad andarsene, va a servire Hazard. Interessante questa palla, Hazard l'appoggia dentro a Bernardeschi che si gira, ma Diavara gliela toglie all'ultimo. Ora Bernardeschi, serve Sanabria che si appoggia subito a Asensio, non riesce a calciare la palla, però arriva da Hazard, calcia addosso Horn. Ora Mertens, Mertens si accentra e calcia col mancino. Prendiamo un altro gol con lag. Io non ne posso più, regà. Cioè, ho registrato questo video, ho continuato a registrare questo video unicamente perché devo farlo uscire. Perché se no io non continuerei mai una roba del genere. Stopperei tutto e la partita con Napoli la giocherei un altro giorno. Ora Asensio, vediamo. Anzi è Isco. Isco va da Sanabria. Sanabria aspetta, la imbuca di nuovo Isco che incrocia col mancino e tira una cacata pazzesca. Ma io ho paura, perché se faccio un passo di più metti che lagga. Ora Bellerin, Bellerin ancora taglia il campo, molto bene Bellerin, serve Sanabria che è tutto solo. Sanabria cos'è? Ora attenzione Milik, è passato, calcia, Karius respinge, il secondo tiro di tutta la partita del Napoli, però il migliore. Hazard prova col destro, la devi attaccare Yehon. Ora Sanchez libera Alexandro, pallone poi al limite per Asensio. Asensio va a servire il movimento di Bonucci che si gira, cerca di nuovo Asensio, il tiro di Asensio, Horn respinge, palla fuori e finisce qua il primo tempo. Siamo sotto immeritatamente anche col Napoli. Non è possibile questa cosa, mi stanno saltando tutti i nervi. Io non ne posso più di questo gioco. Quando è che esce FIFA 18? Voglio sfollare su quello almeno. Callejon va al cross in mezzo, Karius allontana coi pugni ma la palla arriva al Napoli con Hamsik che serve di Diawara in mezzo all'area. Chiuso, la palla gli resta. Ora Diawara, Diawara chiuso da Bellerin. Poi rimpalli, cos'è? Ora Sanabria riesce a mandare benissimo Cuadrado. Cuadrado è fresco, si accentra, ancora Cuadrado. Cuadrado la difende, Cuadrado va a servire Hazard che calcia e segna! Finalmente! 1-1! Un pareggio meritatissimo!
Era rubatissima sta partita se l'avesse vinta il Napoli. Però Cuadrado è entrato e ha fatto una gran cosa. Finalmente riusciamo a pareggiare almeno. Ora Giovinco si appoggia a Sanchez. Ancora Renato Sanchez si prende un buco lasciato da Sanabria che si inserisce molto bene. Gliel'ha tolta il Biol. La palla lì. Sanabria! Sanabria! Finalmente un po' di culo anche per noi. Ci portiamo in vantaggio contro il Napoli. 1-2 terrificante. Un rimpallo. Due rimpalli. E finalmente passiamo in vantaggio. Segniamo di nuovo. E i punti adesso sono nostri. Prova ad accentrarsi, ancora Cuadrado, manda Giovinco, Giovinco incrocia col destro! Horn la tiene lì e per fortuna del Napoli Albiol non riesce a spazzare. Attenzione ad Hazard, la mette interessante verso il centro, Alexandro! Si inserisce di testa e trova il gol del 3-1. Riusciamo più solo questa partita. Non ho mai faticato così tanto. Per motivi esterni. Però Alexandro ci salva, perché sarebbe stato un finale distruttivo dal punto di vista psicologico. Finisce qua. L'abbiamo vinta 3-1, ci portiamo a più 4 sul Napoli. Un vantaggio davvero importantissimo grazie ai gol di Hazard, di Sanabria e di Alexandro. Dominata. Il Napoli ha fatto un tiro in porta, tutto il resto erano tiri lontanissimi. Ci arrivano 5 mail, offerta per il trasferimento di Mbappé, Mbappé mi serve. Aspettate un attimo. Lo United offerta troppo bassa, hanno alzato ancora. Merda, gli offro 110 milioni per Griezmann. Athletic di Bilbao, offerta troppo bassa, la porti, io lo lascerei anche perdere. Stones vogliono 44 milioni, te ne do 35. Ho già tutto in testa, tutte le trattative. Lemos un po' troppo poco gli abbiamo offerto, gliene do 16. Però se riesco prendo Stones. E infine offerta per il trasferimento di Mbappé, la alzo a 55 milioni. Non penso che accetteranno anche questa. Offerta della Spalmas accettata, al Valencia. No, sono pochi, 46 milioni. Anche se non è vero, fidatevi che non possiamo vendere Mbappé. Lo United vuole ancora più soldi, io provo a offrirgli Di Maria, mi prenderete per pazzo, ma fidatevi, abbiamo Cuadrado dietro che è una grande riserva. Vi siete accettato i soldi che gli avevamo offerto per Stones, diventerebbe giocatore importante, logico. Mentre la Spalmas, anche loro hanno accettato, gli offriamo quel poco di soldi che vuole in più e facciamogli il contratto. Lo United ha accettato la nostra offerta e riusciamo anche forse a portarci a casa Antoine Griezmann. Sarebbe un acquisto con i fiocchi e i controfiocchi. Stones e Lemos hanno accettato. Adesso vediamo se accetta Griezmann. In caso aspettiamo ancora un attimo e deciderò con calma. Griezmann accetta, andiamo a prenderlo immediata, subito. E probabilmente prenderemo anche Stones. Esatto. Compriamo Stones, che è di sicuro più affidabile di Lemos, e lui lo rifiutiamo, anche se potremmo prenderlo stanziando un attimo il budget. Metto a posto il budget e vi chiederò se volete che io prenda qualche altro giocatore. Non ci abbiamo quasi niente di soldi. Vi faccio vedere i nuovi giocatori che abbiamo preso. Questa è la squadra titolare, Griezmann è un 90, una buonissima velocità. Buona resistenza, però il finesse è quello che serve, il dribbling, guardate qua che statistiche della Madonna. E andiamo a vederci anche il nostro amico Stones, 1.82 con una velocità buona per essere un centrale. Non tirerà mai lui per noi, però sa chiudere bene i buchi. Sono un po' insoddisfatto per la sconfitta con la Samp e ancora per quello che è successo ieri dell'uscita dalla Coppa Italia immeritata. Comunque nel prossimo episodio affronteremo Udinese e Sassuolo. Col Sassuolo simulo e giochiamo col Bari. E l'episodio dopo arriveremo a giocare gli ottavi col Chelsea. Non bruciamoci subito la Champions per favore, perché loro mi sa che hanno Higuain. Non mi ricordo chi l'ho venduto, ma mi sa loro. Comunque io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo abbiamo ancora 6 ore di calciomercato. Lo finirò con voi penso mercoledì. Io in caso vi invito a lasciare un mi piace, commentare, iscrivervi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!